Noi voteremo in maniera contraria le motivazioni, oltre a quelle insomma, che hanno già dettagliato i miei colleghi presentando insomma, gli emendamenti, gli ordini del giorno, eccetera, quindi non mi starò a ripetere che siano sia il discorso delle slot machine piuttosto che della polizia provinciale piuttosto che altro. Secondo noi si poteva fare meglio e mi riferisco anche alle parole che ha usato prima il Presidente parlando di lotta alla povertà con un sostegno economico supportato da un percorso di integrazione sociolavorativa. Vorrei ricordare all'Assemblea che si chiama Reddito di Cittadinanza ed è un progetto di legge che noi abbiamo già depositato da tempo e che aspettiamo venga discusso. Quindi già questa è una prima motivazione. Altra questione, risparmi. Sui costi della politica, anche questa era una nostra battaglia già fin dalla campagna elettorale, sono già 2 anni che i nostri parlamentari si riducono in maniera autonoma lo stipendio, che i 5.000 euro lordi, guarda caso, era proprio la cifra che avevamo dichiarato noi in campagna elettorale, quindi anche lì insomma, poi se vogliamo parlare di meriti, perché chiaramente qui avete la maggioranza, è ovvio, il merito è vostro semplicemente perché avete i numeri per poterlo votare, però riconosceteci almeno il merito della proposta. Riguardo invece anche a quello che si parlava sulle nuove leggi, sullo sport, sul turismo, vorrei ricordare alla Giunta che noi da mesi siamo in attesa del piano di riordino ospedaliero che l'assessore Venturi doveva venire a presentare a metà ottobre in commissione e ancora non ha presentato perché pare sia troppo impegnato con il suo nuovo incarico di ministro delle regioni per quanto riguarda la sanità. Bene, noi siamo ancora in attesa. Nel frattempo però il Presidente dichiara che aprirà addirittura nuovi ospedali. Allora io mi domando per quale motivo da mesi sto girando per l'Emilia Romagna a rassicurare i cittadini per paura di depotenziamenti. Allo stesso tempo, visto che non esiste un piano di riordino nero su bianco, vorremmo capire secondo quali presupposti il Presidente ha dichiarato queste cose. Esiste già a questo punto e non ce lo vogliono portare in commissione, non esiste. Comunque tutto ciò va a incidere chiaramente anche sugli assestamenti e sulle cifre che girano a bilancio nell'assestamento e in quello che a breve diventerà il bilancio previsionale. Quindi per noi già a oggi si poteva fare di più e meglio, quindi voteremo in maniera contraria.